Soli due gol in tre giornate, il San Michele alla ricerca del riscatto, il Bitonto alla ricerca della continuità. Amici di Puglia 5, appassionati di futsal, qui Cesare Spinelli pronto per raccontarvi San Michele Bitonto, decima giornata. Bitonto con la casacca giallo arancione, San Michele con quella bianco, c'è la sezione, lo schiavone sopra l'avversario, avanza, calcia lo schiavone, palla al lato. Banegas, lungo pallone, qui attenzione, palo, brividi per la difesa del San Michele, adesso gestisce Gonzales. Lo schiavone ancora, cerca Claudio Consola, attenzione, lo schiavone, dice di no di Benedetto. Ferdinelli, lungo che la ricerca di Banegas, erroraccio di primavera, rischia tantissimo il San Michele qui. Gonzales, calcia Gonzales, palo di Gonzales, altra grandissima chance. Pedragallo la gira per Claudio Console che calcia il rasoterra. Lo schiavone si accentra, il numero 7, calcia lo schiavone, palo interno, poi palla fuori. Grande chance per il San Michele, subito Di Benedetto, lungo, arriva il gol di Di Benedetto, incredibile il gol del numero 1 di Casa Bitonto che sblocca il parziale 1-0. E dunque Console per Pedragallo, calcia Pedragallo, colpisce il primo palo. Attenzione Pedragallo nella mischia, a porta vuota, grande chance per Console e Masi. Lo schiavone recupera palla il Bitonto, attenzione, cartellino giallo, era già ammonito lo schiavone e dunque espulsione. Fischia l'arbitro, calcia qui il grandissimo gol di Castillo che trova il 2-0 a un minuto e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Sul calcio piazzato il Bitonto trova il raddoppio. Masi, tunnel ai danni Ferdinelli, calcia Masi, ancora Giovinazzi si accentra, calcia Giovinazzi, palla fuori. Caggianelli, Ferdinelli supera anche Giovinazzi, tende a rimediare Giovinazzi, attenzione però fischia l'arbitro e ci dovrebbe essere proprio calcio di rigore. Parte Castillo, tunnel ai danni di Divagno, 3-0 Bitonto. Sta subendo l'espulsione di lo schiavone, arriva il 4-0, arriva il 4-0 segnato dal numero 11 Banegas, sesta rete stagionale. Masi, calcio primavera, dice di no di Benedetto, grande parata del numero 1. Sfera tra i piedi dei fratelli Consola, attenzione qui Primavera, calcia, arriva il gol, accorcia distanze Nicola Primavera, 1-4. Solimini, avanza il Bitonto, c'è Caggianelli a 2 per 2 con Divagno, Caggianelli, palla fuori, grande chance sprecata dal Bitonto. C'è Pedragallo che opta per Masi, calcia Masi, gran parata di Di Benedetto su Masi. La recupera Castillo, poi opta sulla destra per Caggianelli, avanza Caggianelli, calcia Caggianelli, palla fuori. Il Bitonto vince 4-1 contro il San Michele e si porta a meno 1 dalla formazione bianco-celeste.